siamo a Monte Rotondo, cittadina alle porte di Roma. Siamo venuti da dei nostri amici che hanno un ristorante per fare un test, una prova. Cuoceremo due bistecche, entrambe da 1,5 kg l'una, una nel modo tradizionale e l'altra invece con il metodo reverse, ovvero sia il metodo americano che prevede di infilare la bistecca per 2 ore in forno. Sono molto curioso di vedere quale sarà la differenza. Io però ho già chiacchierato troppo, direi che è ora di raggiungere il ristorante, anche perché ho fame. Ci siamo arrivati, questo è il ristorante che ci ospita per questa sfida insolita, Meat House Dupont, è un po' la mecca dei carnivori della zona, se non la conoscete il consiglio è di venirli a trovare perché meritano. Bella, moderna, a me le steakhouse moderne piacciono. Siamo arrivati a un orario insolito, è un po' vuota, sta finendo il servizio. Quello è il centro nevralgico del locale, lui è Antonio, il boss. Ciao Antonio. Ciao Michele, ben arrivato. Allora, quanta bella roba c'hai, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 lombi c'hai. Eh sì, cerchiamo di contare un po' tutto. Mamma mia, allora che ci mangiamo? Pezzata rossa Italia, quella è frullata poco. La rubia gallega, è la mia preferita, la rubia gallega, però già l'ho assaggiata, so di che sapore ha. La Finlandia l'ho assaggiata l'altra volta, è strepitosa. Sai che mi intriga questa pezzata rossa che ha più di 2 mesi di frullatura? Questa qua. E lei? Questa qua. Tirami fuori questa l'ho puntata. Sono curioso pure di assaggiare sta carne polacca, se ne sente tanto parlare. Frullatura, mi hai detto? Quasi tre mesi, alla grande. Matteo! Aspetta, che te raggiungiamo, te muove. Perfetto. Voilà. Andiamo. Okay. In pratica abbiamo 3 kg di ciccia, ok, poco meno. Una va in forno per questo metodo alternativo e l'altro invece sulla griglia tradizionale. Vediamo la differenza. Matteo, in questo momento la temperatura interna della bistecca oscilla tra 2,9 gradi, 2,8 gradi e 3 gradi. Quindi adesso tu che fai? La metti in forno? Al forno 60 gradi statico e porteremo la temperatura al cuore a 52 Obiettivo gradi. È portare la temperatura a 52 gradi. Vai. Amici, non so voi, ma a me vedere una fiorentina di 1,5 kg in forno fa strano, eh? Però prima di giudicare la voglio assaggiare. È passata un'ora da quando abbiamo messo questa bistecca in forno. Io da Matteo me le sono fatte mettere una accanto all'altro per guardare. Questa bistecca è quella che da un'ora sta in forno a 60 gradi. Allora, vedete, si è imbrunita. Io volevo far vedere da vicino le differenze. Okay. Questa si è imbrunita e questa ovviamente no, perché è rimasta a temperatura ambiente. Questa suda, praticamente questa suda. Questa, un minimo. Sudacchia un po'. La cosa che mi ha sorpreso è la morbidezza di questa carne, molto morbida ragazzi, la vedete, tenera, sta ancora a metà cottura, ma quello che voi non potete sentire è il profumo che sprigiona, che emana, una cosa incredibile, mamma mia ragazzi, sentite qua, guarda Giacomo, ti volevo far vedere una cosa, guarda quanto è morbida, si vede? Effetto budino, è vero, c'hai ragione, è proprio un effetto budino. Facciamo il confronto sul grasso, vedete, questo è diventato, si è ingiallito, e questo invece è rimasto bianco. Bene Matteo, grazie, allora secondo me la puoi rimettere in forno questa, e noi nel frattempo ingannamo l'attesa. Mi ha detto Antonio che c'è un discreto menù per ingannare l'attesa, vabbè, noi ci accomodiamo. Perfetto, a dopo caro, grazie. L'attesa in qualche modo bisogna ingannarla e allora ecco un antipasto per iniziare. Fate posto, occhi e bicchieri. Poi abbiamo una tartare con tartufo, un fonduto al tartufo e funghi. È una tartare tradizionale, mettila lì. Roast beef di picagna. Voi ragazzi, 3 cose mi sono piaciute di questo ristorante dal momento in cui sono entrato. Allora, la prima ovviamente che qui c'è una selezione di carni frollate e devo sapere, io da quel punto di vista vado pazzo per le carni frollate. La seconda è che c'è scritto chiaramente nel menu si può prenotare la cottura in reverse, quella che stiamo provando oggi, e secondo me è una cosa innovativa che in Italia non ho mai visto fare nessuno, o se c'è qualcuno che lo fa io non lo so. La terza è una vera chicca, guardate che cosa si sono inventati. Hanno costruito una calamita a forma di mannaia e
ti fanno scegliere il coltello con il quale tagliare la tua bistecca. Secondo me è una chicca che solo questa, guarda, meriterebbe una visita in questo ristorante. Io il mio preferito già l'ho individuato tra questi. Dal momento in cui abbiamo messo la bistecca al forno sono passate 3 ore e 10, il forno suona, la cottura è terminata, temperatura al cuore di 52. Comunque volevo dire 3 ore e 10 a dimostrazione del fatto che se la volete la dovete prenotare almeno la mattina per la sera. Bruna e bruna, c'è sempre l'effetto budino. Guarda che meraviglia. Morbidezza. Proseguiamo la cottura. Proseguiamo la cottura in griglia. Ah, una bella reazione di Maillard. Adesso asciughiamo tutti i liquidi in eccesso della carne. Allora, per la cottura reverse ci vuole all'incirca 1 minuto e 30 di grigliatura per lato. Vai. Quindi sigilliamo le parti esterne, invece per la tradizionale 3-4 minuti. Vai, sono proprio curioso. Chiamo questa reverse, la tradizionale. Quella cotta in reverse che praticamente, wow, la crosticina l'ha fatta, Non vedo tante differenze. Certamente molto. Se mi dicessero questa qua ha passato prima 3 ore in forno e questa ha passato solo qualche minuto sulla griglia, avrei difficoltà, diciamo, a crederci o a distinguerle. Possiamo toglierla. Questa la togliamo? Che è pronta. Ok. Questa è la nostra reverse. Mettiamola a riposare. Prosegue invece. Qui abbiamo la cottura tradizionale. Tradizionale. Poi al frigo qualche ora prima e poi sulla griglia. Veniamo lì. Dal taglio della bistecca cotta in maniera tradizionale. Ma abbiamo l'osso. La mia curiosità cresce. Questa è la crosta esterna. Qui c'è una leggera venatura di rosa e poi all'interno ovviamente il calore è arrivato di meno e la carne appare al sangue. Qui si vede ancora meglio, vedete? La crosticina, il rosa e la carne al sangue. Vieni, vieni Matteo. Allora, strizzala. Allora, questa è la differenza, guardate. Questa è la differenza con la cottura tradizionale. La carne rimane in questo modo piena dei suoi succhi. Ora noi la stiamo strizzando per farvelo vedere. Però in realtà tu non la strizzi, no? Quando rimane tutto dentro. Però rimane tutto dentro, ci faceva piacere farvelo vedere. Vai! Allora, il colore appare sì, più uniforme. Uniforme la cottura in tutte le parti della carne. C'è solo la sigillatura esterna e poi... Bene, ci piace. Ora andiamo all'assaggio. Ecco le due bistecche a confronto. Questa l'abbiamo cotta in, diciamo, col metodo reverse, quindi 3 ore abbondanti in forno affinché al cuore arrivasse a 52 gradi. Questa invece col metodo tradizionale. Vassoio bianco. Reverse, vassoio nero, cottura tradizionale. Ragazzi, impugnate le forchette. Pare che non hanno mai mangiato. Cioè, il pullman dei socialisti anni 80. No? Grazie. Riccardo, appena finito di assaggiare le due bistecche, pareri, commenti a caldo. Non ho mai assaggiato la reverse, che per me è una cottura nuova, un'esperienza nuova.
In questo caso ho preso vino alla reversa, comunque molto succosa, sapori buoni, il grasso molto morbido e saporito. La reversa non l'avevo mai assaggiata, la carne molto molto succosa, il grasso ha quel sapore che avevamo sentito anche prima nel profumo, molto molto intenso, e al momento la reversa. Se il metodo tradizionale è fatto in questo modo, scaldando la carne prima e cucinandola come si deve, io preferisco il tradizionale. Giudizio sulla reversa? Bene. Giudizio sulla tradizionale? Perfetto, grazie. Scelgo il metodo tradizionale, ma la reverse, che non avevo mai assaggiato, devo dire che spettacolare, grasso tenerissimo, saporitissimo, cottura uniforme, perfetta, buonissima tutte e due, consigliate, provatela. Parere finale alla tradizionale, da sempre solo la tradizionale, anche se con questa carne nulla toglie a quello che è la scelta. Questa cottura nuova promossa assolutamente, perché il grasso è buonissimo, il sapore, il succo si sente benissimo ed accompagnato a un bicchiere di vino è da morire. Devo dire che la reverse mi ha stupito veramente in una maniera impressionante, con tutto quel succo, poi anche alla vista quel colore, il grasso, una spanna in su. Qui la nostra esperienza carnivora volge al termine. Allora, alcuni stanno al dolce, altri si stanno fumando la sigaretta. A me hanno lasciato le ossa, però osso in reverse ed osso in tradizionale, diciamo, secondo il metodo tradizionale. Allora, la differenza fra le due cotture l'avete vista e i pareri li avete ascoltati dai nostri amici che sono venuti a trovarci oggi. Scegliete quello che vi intriga di più. Secondo me, vi dico la mia, non esiste il metodo migliore o il metodo peggiore, esiste il metodo che vi piace di più. Solo una cosa vi dico, siate curiosi quando entrate in un ristorante, siate curiosi, ok? Cerchiamo di abbattere qualche pregiudizio che possiamo avere. Io vi saluto, vi abbraccio fortissimo e come dico sempre, che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Come il vino osservato. Non tacci quanto è buona. Vabbè, però assaggia un po' sto gnocco. Com'è? È in zucchero. Com'è sto gnocco? Buono, strong. Spigna? Spigna, è buono. Mazza.